Un immondo essere umano ha strappato 8 cuccioli appena nati al suo cane femmina, li ha messi in uno scatolone e li ha abbandonati così sulla strada che porta al canile. Inizia così il post pubblicato ieri sulla pagina Facebook dell'associazione Melampo di Fano, struttura che si prende cura di animali randagi o malati o con problemi comportamentali, giovani o anziani. Appena saputa l'amara scoperta, è partita una corsa contro il tempo per salvare i piccoli. Lunedì sera, tardissimo pomeriggio, erano le 8 di sera, abbiamo ricevuto la chiamata dal servizio veterinario dell'ASUR che ci informava del ritrovamento presso il canile del Ragano di uno scatolone con 8 cuccioli appena nati e quindi era richiesto il nostro intervento per poter sopperire a tutte le esigenze di un cucciolo neonato che purtroppo è stato allontanato brutalmente dalla mamma. Come stanno i cuccioli e quanti giorni hanno? I cuccioli al momento stanno bene, abbiamo una femminina che è un po' più in difficoltà a causa di coliche, quindi da ieri fatica ad attaccarsi al biberon, ha avuto una nottata un po' impegnativa per forti dolori a livello addominale, adesso sembra riprendersi un pochettino. Al momento loro hanno un'età stimata di circa 3, massimo 4 giorni. Al momento del ritrovamento avevano il cordone ombelicale ancora non del tutto secco, quindi erano proprio stati partoriti da pochissimo e allontanati subito dalla mamma. Quanto potrebbe soffrire la mamma che ora questi cuccioli non li vede più? Tantissimo. Allora, la mamma sta patendo sicuramente una duplice sofferenza, una sofferenza che è emotiva, per cui si è vista strappare i propri cuccioli, ha chiaramente uno spiccatissimo istinto materno e quindi si è vista allontanare tutti i suoi piccoli, ma anche una sofferenza proprio a livello fisico, perché purtroppo non avendo cuccioli che si attaccano alle mammelle e che quindi succhiano il latte, si crea un ingorgo di latte a livello mammario con il rischio di una dolorosa e anche pericolosa mastite. La struttura, che in totale ospita più di 100 cani, si ritrova ora sulle spalle a dover fronteggiare un'emergenza ancora più grande. Infatti i piccoli cuccioli dovranno essere allattati, cresciuti e seguiti quotidianamente, giorno e notte. Come associazione cosa avete bisogno in questo momento? Abbiamo bisogno di traversine assorbenti, ne consumiamo davvero in quantità industriali, anche perché loro si sporcano strisciando e stimolandosi fra di loro, e poi di un aiuto economico. Noi ci siamo ritrovati nelle prime 12 ore a consumare ben 10 euro di latte in polvere, quindi considerando che man mano che crescono le loro esigenze andranno ad aumentare, abbiamo sicuramente bisogno di quello. Fortunatamente abbiamo già fatto un ordine direttamente dalla casa produttrice e però sarà una spesa comunque assolutamente consistente e impegnativa per una realtà che comunque ha già tante altre spese. Chi avesse piacere di contribuire con un sostegno economico, è possibile individuare i riferimenti del nostro conto corrente o dei PayPal sulla nostra pagina Facebook. Infine, la presidente della Onlus Melampo ha voluto lanciare un appello. Chiunque abbia visto magari nella serata, tardo pomeriggio di lunedì, depositare un cartone all'inizio della strada che conduce al canile del Ragano, o magari una persona che ha visto la cagna del vicino gravida e la vede adesso non più incinta e non impegnata nell'allattamento, di farci una segnalazione. Il numero di telefono lo trovate sempre sulla nostra pagina Facebook, oppure il 346-0106-264. Noi garantiamo assoluto anonimato. E invece chi è intenzionato ad adottare questi cuccioli, quali sono le linee guida e quali sono i tempi? Ma più che altro, che razza si sta parlando? Sperando, tocchiamo ferro, che vada tutto bene, saranno adottabili a partire dal secondo mese di vita. Quindi abbiamo ancora 60 giorni abbastanza impegnativi. Da quel momento in poi, come facciamo per tutti i nostri cani, metteremo degli appelli con foto dei piccoli per cercare loro casa. Presumibilmente, a vedere il loro aspetto, siamo portati a ipotizzare che possono essere dei pitbull, metici pitbull, comunque molossoidi, verranno una taglia quantomeno medio grande, e chiaramente poi andranno selezionate anche caratterialmente in base alle caratteristiche che mostreranno, andranno individuate famiglie che potranno garantire e sopperire a tutte le loro necessità e esigenze, non solo fisiche ma appunto anche comportamentali.